Appunto, come dicevo prima, noi oggi parliamo di cittadinanza europea. Per iniziare, diciamo, il mio intervento, ho voluto inserire questa frase di Victor Hugo, che appunto parla, scusate, ma non so, che questa frase di Victor Hugo, che secondo me è molto significativa. Infatti, cosa dice Victor Hugo? Dice: noi non siamo più inglesi né francesi né tedeschi, siamo europei, non siamo più europei, siamo uomini, siamo l'umanità. Non ci resta che abdicare dal più grande degli egoismi, ovvero la nostra patria. Come mai ho deciso di iniziare con questo? Perché con Victor Hugo vediamo che c'è proprio ancora prima di... scusate, ma sto avendo dei problemi con la riproduzione. Ok, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Vediamo che già prima dell'effettiva creazione dell'Unione Europea, con appunto la CECA negli anni 50 e i trattati di Parigi nel 51, quindi la dichiarazione Schuman nel 50 e i trattati di Parigi nel 51, gli intellettuali e i letterati d'Europa già si interrogavano su cosa fosse essere effettivamente europei. E quindi vediamo che quest'idea di una collettività europea è già presente ben prima della fine della Seconda Guerra Mondiale e dell'effettiva costruzione di un'identità europea e di un'Unione Europea. Quindi mi è piaciuto, insomma, introdurre con questo perché proprio vediamo che la cittadinanza siamo noi, ma è anche una storia collettiva degli europei. Però nel concreto cosa vuol dire essere cittadini europei? Partiamo innanzitutto dalla definizione che ne dà il trattato, ovvero il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 20. Che cosa ci dice? È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione quindi si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. Vediamo quindi che la cittadinanza europea è qualcosa di estremamente particolare. Perché? Perché diciamo, allo stesso tempo convive ed è autonoma rispetto alle cittadinanze nazionali. Quindi noi siamo allo stesso tempo cittadini italiani e cittadini europei. Qua ho inserito questa parte delle conclusioni dell'avvocato generale Maduro sul caso Rothman. Per chi non lo sapesse, il caso Rothman è un caso del 2010 che riguardava proprio la cittadinanza europea e in particolare la perdita della cittadinanza da parte di un cittadino austriaco in Germania. Perché è importante per noi? Perché ci fa capire quale sia veramente il cuore della cittadinanza europea, ovvero è una cittadinanza che non presuppone la condivisione di un territorio nazionale specifico. Non è appunto, come dicevo, appunto la condivisione di un territorio nazionale o un'identità nazionale, ma presuppone l'esistenza di un collegamento di natura politica tra i cittadini europei. Quindi vediamo che la cittadinanza è nata dalla costruzione di una nuova forma di solidarietà civica e politica su scala europea. Quindi noi siamo cittadini europei, come dicevo, non perché condividiamo un territorio nazionale, ma perché abbiamo scelto di unirci solidalmente e politicamente. E quindi questo ritengo sia importante perché ci spiega proprio qual è il cuore della cittadinanza europea. Anche inoltre è importante sottolineare che comunque la competenza in materia di acquisto e perdita della cittadinanza rimane degli stati membri. Quindi chi decide come si acquista e come si perde la cittadinanza? Gli stati membri. Però non, diciamo, la storia della cittadinanza europea è una storia in continua evoluzione. Perché? Perché non si è sempre parlato di noi come cittadini europei. Infatti, inizialmente si parlava di comunità economica europea, quindi si parlava di cooperazione economica. E soltanto nel corso della storia dell'integrazione europea c'è stato un aumento della sensibilità rispetto proprio al tema dei diritti sociali e quindi anche della cittadinanza. Abbiamo un primo passo nel 1957 con il rapporto Tindemans. Tindemans chi era? Tindemans era il primo ministro belga all'epoca che nel suo rapporto alla Commissione dedica un capitolo all'Europa dei cittadini.
Perché a noi questo interessa? Perché diciamo, questo rapporto Tindemans ci mostra un sentimento che iniziava ad essere comune tra i leader politici dell'epoca, che volevano iniziare a costruire un'Europa che non fosse solamente, come diceva, una forma di collaborazione tra stati, ma che fosse anche una collaborazione, un ravvicinamento dei popoli che volevano andare avanti assieme. Quindi vediamo che in un certo senso la sensibilità dei leader europei cambia, si evolve, non si vuole più avere non si vuole più appunto trattare l'Europa soltanto dal punto di vista economico, ma ci si vuole unire sempre di più come persone, come unione di persone. La vera svolta però, quindi abbiamo visto il rapporto Tindemans, la vera svolta si ha nel 93 con il Trattato di Maastricht. Infatti, con il Trattato di Maastricht, per la prima volta si parla di Unione Europea, quindi non c'è più la Comunità Economica Europea, ma c'è l'Unione Europea, un'unione tra popoli e cittadini. Infatti, con il Trattato di Maastricht si parla anche per la prima volta di cittadinanza europea. Per la prima volta noi diventiamo non più cittadini soltanto italiani, soltanto francesi, soltanto tedeschi, ma siamo cittadini europei. E infatti lo scopo del Trattato di Maastricht era proprio quello di rafforzare sempre di più la collaborazione tra stati. Ed è anche appunto un po' un punto di arrivo di quella sensibilità di cui vi parlavo prima, anche perché vi ricordo il contesto storico in cui si è trovato questo trattato di Maastricht, perché nel 93 l'Europa stava cambiando radicalmente volto, perché era caduto il muro di Berlino nell'89, nel 91 era venuta meno l'Unione Sovietica, c'erano una serie di nuovi stati che per la prima volta insomma si trovavano a dover decidere che tipo di democrazia, che tipo di governo e democrazia volevano avere. Quindi diciamo, l'Europa sta cambiando e si sente sempre di più proprio questo bisogno di un'identità comune e quindi anche di cittadinanza. Altra tappa fondamentale che appunto rispetto al tema della cittadinanza si ha nel 2009 con il Trattato di Lisbona. Perché? Perché con il Trattato di Lisbona che scopo ha questo trattato? Il Trattato di Lisbona ha lo scopo di rendere sempre più democratica l'Unione Europea. Infatti si può dire che nel Trattato di Lisbona la figura del cittadino europeo acquisti sempre maggiore risalto. Ci sono due cose in particolare che poi andremo a vedere un attimo più nel dettaglio del Trattato di Lisbona che mi preme sottolineare, ovvero che grazie al Trattato di Lisbona acquisisce valore giuridico la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Carta fondamentale perché vedremo poi sancisce dei diritti che sono alla base sia delle nostre Costituzioni europee, ma proprio dei nostri valori europei, e dei diritti che però hanno lo stesso valore giuridico dei trattati, quindi che devono essere rispettati non solamente dalle istituzioni, ma anche da tutti gli stati membri. Inoltre, con il Trattato di Lisbona viene introdotta forse la forma di partecipazione diretta dei cittadini più importante a livello europeo, che è il diritto di iniziativa. Anche questo poi vedremo meglio di cosa si tratta. Quindi abbiamo visto che cos'è la cittadinanza e come si è evoluta nel tempo. Adesso vediamo però cosa significa nel concreto per noi essere cittadini europei, ma soprattutto che diritti abbiamo in quanto cittadini europei. Allora, innanzitutto, diciamo forse la cosa che tutti sappiamo, ciò che tutti sappiamo, ovvero la libertà di movimento. Noi possiamo, come cittadini europei, viaggiare, vivere e lavorare in Europa. Ditemi poi se è tutto chiaro, insomma, se c'è qualche domanda, se va bene. Allora, noi possiamo viaggiare, vivere e lavorare in Europa, cioè, e qua si parla proprio di libera circolazione delle persone e del mercato unico, cioè noi come cittadini europei abbiamo diritto di circolare liberamente, lavorare e risiedere ovunque nell'Unione.
Però appunto non si parla, quando si parla di diritti dei cittadini, non si parla soltanto di chi si vuole muovere all'interno dell'Unione, ma anche di chi si muove nei paesi terzi. Infatti, l'UE garantisce ai suoi cittadini la protezione consolare al di fuori dell'Unione Europea. Cosa significa? Significa che se io, cittadina italiana, sono in un paese terzo dove non c'è il consolato italiano, io posso rivolgermi al consolato di un qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea e mi sarà garantita la stessa identica protezione di quella che mi avrebbe garantito appunto il mio consolato. E questo appunto ci fa vedere proprio questo senso di solidarietà anche molto, molto importante per l'Unione Europea e per i Paesi membri. Vediamo poi appunto anche la sfera politica dei cittadini, perché noi ovviamente in quanto cittadini europei abbiamo dei diritti politici. Perché? Perché la sfera politica sta iniziando un po' ad emergere sempre di più, cioè c'è una sfera pubblica europea sempre più forte, c'è una coscienza politica, una coscienza pubblica europea sempre più forte. E infatti vediamo che noi, in quanto cittadini dell'Unione Europea, possiamo partecipare alla vita politica dell'Unione Europea. Cosa significa? Significa che ogni cittadino dell'Unione, in quanto cittadino dell'Unione, ha diritto di voto e di eleggibilità, quindi può essere eletto alle elezioni del Parlamento Europeo, ovviamente, ma anche alle elezioni comunali nello Stato membro in cui il cittadino o la cittadina risiede, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato. Quindi cosa vuol dire? Si parlano di elezioni del Parlamento europeo che avvengono ogni 5 anni, anche l'anno scorso, se vi ricordate. Significa che noi, in quanto cittadini, possiamo appunto votare e candidarci in queste elezioni del Parlamento europeo, ma anche alle elezioni degli enti locali dei vari paesi dell'Unione Europea. Cosa significa? Che se io, cittadina italiana, sono residente a Madrid, posso candidarmi come sindaco di Madrid e posso votare per il sindaco di Madrid. Insomma, si vede proprio che c'è una sfera pubblica europea che emerge sempre di più. Parliamo poi di quello che dicevamo prima, no? Del diritto di iniziativa che ha fatto il suo ingresso con il Trattato di Lisbona nel 2009. Cos'è il diritto di iniziativa? Il diritto di iniziativa, appunto, dicevo che è uno degli strumenti più importanti, se non lo strumento più importante, di partecipazione diretta che abbiamo disponibile che abbiamo a disposizione come cittadini europei. Perché? Perché tale diritto consente ai cittadini di chiedere alla Commissione europea di elaborare un atto normativo. Quindi noi possiamo contribuire a plasmare il diritto chiedendo alla Commissione europea di proporre nuovi atti legislativi. Ovviamente ci devono essere delle condizioni, nel senso che questa richiesta di peti questa petizione deve essere firmata da almeno 1 milione di cittadini. Okay? E devono rappresentare questo 1 milione di cittadini almeno un quarto dei paesi dell'Unione Europea, che sono attualmente almeno 7 paesi. Quindi vediamo che appunto i cittadini hanno questo diritto di iniziativa, ma non finisce qui perché diciamo c'è anche una partecipazione attiva. C'è la possibilità di partecipare attivamente alla vita democratica dell'Unione Europea. Io vi ho fatto qui qualche esempio. Per esempio, c'è il programma Europa per i cittadini, che è un programma che finanzia e sostiene tutti i progetti che aiutino i cittadini a capire meglio l'Unione Europea, la sua storia e la sua diversità. Poi non solo, perché diciamo che uno degli scopi della Commissione dell'Unione Europea è quello proprio di, e anche forse della cittadinanza stessa, è quello di ridurre sempre di più la distanza, il divario che c'è tra i cittadini europei e le istituzioni europee. Per questo vediamo ad esempio che la Commissione lancia periodicamente delle consultazioni pubbliche sulle iniziative che ha in programma,
permettendo quindi a noi come cittadini di esprimere la nostra opinione. E poi ci sono anche dei dialoghi con i cittadini, dei dialoghi civili. Dialoghi con i cittadini che diciamo, hanno lo scopo, sempre come dicevo prima, di avvicinare le istituzioni, in particolare la Commissione, ai cittadini e quindi vogliono ascoltare i pareri dei cittadini europei, soprattutto su tematiche che le riguardano. E invece i dialoghi civili sono discussioni tra la Commissione e le organizzazioni della società civile specializzate in vari settori. Quindi vediamo che noi come cittadini comunque possiamo partecipare, limitatamente insomma a quello che vi ho appena detto, alla vita democratica dell'Unione Europea. Inoltre, come cittadini, noi possiamo presentare petizioni al Parlamento europeo nell'ambito di competenza che riguarda appunto per problematiche che ci riguardino e che rientrino ovviamente nell'ambito di competenza dell'Unione europea, ma possiamo anche presentare un reclamo al mediatore europeo. Mediatore europeo che è una figura particolarmente importante perché è un organo indipendente e imparziale che diciamo, chiama le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea a rispondere del loro operato e a promuovere la buona amministrazione. Quindi noi come cittadini possiamo presentare una denuncia contro gli organi e le istituzioni dell'Unione Europea. Quindi vediamo proprio questa necessità di rendere conto anche ai cittadini, appunto, sì, di rendere conto a noi come cittadini. Adesso passiamo a quello di cui parlavo prima, ovvero la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questi sono i diritti fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali è stata resa vincolante, giuridicamente vincolante, con il Trattato di Lisbona nel 2009 e quindi, come vi dicevo, questo significa che tutti gli stati e tutte le istituzioni dell'Unione Europea devono tassativamente rispettare questi diritti. Qua stiamo parlando di cittadinanza, quindi di noi come cittadini, ma ci tengo a precisare che la maggior parte di questi diritti fondamentali sono garantiti a noi come persone, indipendentemente dalla nostra cittadinanza, perché sono appunto proprio diritti fondamentali. E tra l'altro, ora adesso io ve li elencherò velocemente perché purtroppo non c'è il tempo per sviscerare ognuno di essi, ci vorrebbe una lezione apposta, ma vedrete che non sono nuovi per noi perché sono diritti, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea comunque ha attinto dalle Costituzioni nazionali perché molti di questi diritti si trovano nelle nostre Costituzioni. E vediamo quindi appunto, adesso abbiamo la dignità, la libertà e l'uguaglianza, quindi ad esempio dignità umana, diritto alla vita, proibizione della tortura, poi si ha la libertà, quindi dal diritto alla libertà e sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati personali, libertà di riunione e associazione, libertà di pensiero, coscienza e religione, poi abbiamo l'uguaglianza, quindi che si parla di uguaglianza come uguaglianza di tutti davanti alla legge, ma anche di non discriminazione, uguaglianza nel senso di parità di genere, di diritti del minore, diritti degli anziani. Quindi insomma vediamo dignità, libertà, uguaglianza, diritti fondamentali alla base appunto di tutto, nel senso alla base di tutte che devono un po' in un certo senso guidare le azioni di noi come cittadini, ma anche delle istituzioni europee stesse. Abbiamo poi solidarietà, solidarietà che riguarda un po' di più il mondo del lavoro, quindi vediamo il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione nell'ambito di impresa, sicurezza sociale, assistenza sociale, protezione della salute, ma anche tutela dell'ambiente, cittadinanza, e questi sono i diritti di cui vi ho già parlato prima in realtà, e che ci riguardano proprio come cittadini. E poi giustizia, ovvero appunto diritto a un ricorso effettivo a un giudice imparziale, presunzione di innocenza, diritti della difesa, principi della legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene.
e diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Quindi vediamo proprio questi diritti fondamentali. Appunto, come dicevo, io qua ne ho parlato brevemente, però insomma vi consiglio di andare a leggere proprio la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea perché appunto è di estrema importanza. Detto questo, finora noi abbiamo parlato della cittadinanza partendo un po' dalla Carta dei diritti fondamentali, dai trattati. Però la cittadinanza non è soltanto quanto sancito dai trattati, e questo ci tengo a dirlo. La cittadinanza significa anche appartenere, il senso di appartenenza ad una stessa collettività. La cittadinanza significa anche avere una coscienza culturale comune e questo è fondamentale ed è anche in realtà, cioè l'Europa, l'Unione Europea si rende conto dell'importanza di costruire una cittadinanza non solamente dall'alto con i trattati, ma anche dal basso con le azioni di noi come cittadini. E questo si vede in molti dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea. So che ci sono anche molti studenti oggi delle scuole, infatti vi saluto e vi ringrazio di essere qui. Quindi ho portato come primo esempio ovviamente l'Erasmus+. L'Erasmus+ infatti prevede degli scambi culturali tra studenti, ma non solo in realtà perché c'è anche l'Erasmus+ per imprenditori e permette appunto a giovani, ma non solo, di passare un periodo di studio o di lavoro all'estero. E proprio, è proprio parte del valore intrinseco dell'Erasmus+, proprio questa creazione di una coscienza culturale comune, una consapevolezza di cosa significhi essere europei. Proprio perché permette di incontrarsi tra europei. Parliamo poi di Europa Creativa che è il programma culturale europeo e che finanzia la cultura. Perché si parla di Europa Creativa? Perché anche qui Europa Creativa premia questi progetti culturali che hanno un valore aggiunto europeo. Che si ha nella cooperazione tra vari stati. Quindi vediamo che anche Europa Creativa vuole, in un certo senso, creare una cultura europea comune, un'identità europea comune, però partendo da azioni dal basso, da azioni dei cittadini. Ultima cosa, e poi concludo, e questo ci tengo particolarmente, e tra l'altro di questo, si parlerà poi anche negli interventi successivi. Noi come cittadini possiamo sentire questo senso di appartenenza all'Unione Europea soltanto se siamo consapevoli di quanto sta facendo l'Unione Europea e di che cos'è nel concreto. Ed è per questo che l'Unione Europea si adopera alla lotta contro la disinformazione e le fake news. Infatti vi attenziono in particolare il sito della Commissione Europea, basta che cercate su Google, ma poi se mai vi manderemo le mail con tutti i materiali. Che in questo momento sta facendo un grosso lavoro contro la disinformazione, nello specifico riguardante il coronavirus. E quindi c'è proprio una parte dedicata esplicitamente a questo. E poi vi consiglio in ogni caso di restare informati perché abbiamo quasi un dovere come cittadini europei di sapere cosa sta facendo l'Europa per noi e cosa possiamo chiedere all'Europa di fare. Per questo motivo, ovviamente, io vi invito anche a seguirci come Europe Direct. Qua vi lascio i nostri social media, ci potete trovare come Europe Direct Verona su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube. Tra l'altro su YouTube adesso abbiamo iniziato una serie di video sull'Unione Europea, che cos'è la sua storia. C'è anche la mia mail per qualsiasi domanda. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Dan che invece inizierà a parlarci di Brexit. Adesso vedo se... Ok, dovrei... Grazie.